Cari amici, sono Pai. Oggi vediamo insieme un bellissimo reperto archeologico cinese. Si tratta di una statuetta di porcellana di un cuoco di 2000 anni fa. Vediamo da vicino questa statua, alta 41 cm. La figura è un cuoco. Questo si rispecchia chiaramente da un capello rotondo, una giacca da cuoco, le maniche rimpoccate fino al gomito. Sul tagliere sono poste in modo ordinato le diverse materie prime. Sul viso possiamo vedere chiaramente le sopracciglia, gli occhi, le orecchie e anche un sorriso misterioso. Una domanda: ma perché 2000 anni fa si fece così una statuetta di porcellana di cuoco? Qui bisogna farvi sapere il concetto di vita successiva, perché in quei tempi, secondo questo concetto, l'uomo dopo la morte entra in un altro mondo, il mondo successivo chiamato. E per vivere ugualmente bene in questo mondo prossimo bisogna portare un po' di tutto, non solo i beni di prima necessità, bisogna portare anche una casa, e dentro la casa servono i servi, e tra i servi, per farsi mangiare bene, bisogna portare anche un cuoco. Ecco perché nella tomba furono messe così tante statue, e quelle di cuoco rimangono quelle più numerose. Ritorniamo alla nostra statuetta di cuoco di oggi. Sul tagliere possiamo vedere chiaramente sono messe pesce, zenzero ed aglio. Questi sono gli stessi ingredienti per fare l'odierno pesce arrosto del sud-ovest della Cina. Potete così immaginare l'eredità millenaria di questa ricetta fino ad oggi. Questo reperto, scoperto nel 2015, oggi è messo nel museo Sanxia Yimin di Chongqing. È anche la punta di diamante di questo museo, quindi se volete vederlo dal vivo potete andare a Chongqing. Per fortuna esiste anche un volo diretto tra Chongqing e Roma, quindi magari dopo il periodo epidemico potete comodamente prendere un volo diretto per andare a Chongqing, da una parte per vedere questa bella statuetta di cuoco e dall'altra parte per assaggiare il millenario pesce arrosto.